il problema, Luci, non è tanto neanche la ragazzina, che poi vi presenterò, è la madre. Ti spiego il perché. Perché ho avuto tre mogli di tutte le età, giusto? Di conseguenza, una più giovane, dico, magari, allora, non le prendete più giovane, perché primo, c'ha più energia di te, perché quella dei 60 anni un po' si stancava, no? Faceva, oh! Questa non si stanca, ragazzi. Poi fanno Pilates, palestra, si alleggia, proprio alle. E c'era un altro difetto, lo dico, la moglie? Ma che fila è questa? Non c'è una coppia? Sì, non vi dovete scegliere i mariti, quello di... ecco, quella hai portato e quello ti riprendi. Tenete forte, questa è forte. Questa cosa, vabbè, c'è un problema, essendo non centenaria, non sa cucinare, perché quelle giovani, tu madre sa cucinare, tu nonna, tu forse sai cucinare, ma i giovani no, giusto? Io, mia nonna, c'era un ristorante con Aldo Fabrizi, era una cuoca antica, romana, quelle, capito? E mia moglie fa, per Natale che mi compri? Io ho comprato, siccome gli piace cucinare, due paia di forbici, uno corto e uno lungo. Allora, le forbici per che cosa, Claudio? Per aprire le buste. A me queste cose mi danno un fastidio. Mia moglie apre quattro sarti in padella, taglia, li mette, e lei pensa che sto movimento è cucinare, questo qui. E mi dice, come ho fatto? Che cazzo fate aperti? E il fuoco già c'era, la padella già c'era. Ma il bello lo dedico a sta signora qua. Mi ha detto, io sto in camera da pranzo a legge, cioè, la cucina sta là, non è la reggia di Caserta, sta là. Mi fa, io poi c'ho poco racconto, insomma pure non ci sento bene. Che vuoi di contorno? Lo sto scandendo. E io dico, che c'è? Dico, gli spinaci, mi piacciono gli spinaci, voglio sale. Lei mi fa, vado, quanti cubetti? No, se è così non siete scorretto. Quanti, io ho capito, quanti ciuffetti? Dico, vabbè, avrà messo a ciuffetti, che cazzo? Ha messo a ciuffetti. Dico, vabbè, tre ciuffetti. Tre cubetti. Mette dentro, sento fa, ding, bide, bing, ding, ding. Ti ho detto, vabbè che le spinaci hanno il ferro, Luci. Ma qui c'è sta pure un cacciavite dentro. Bobbia il bello che te lo dica a te e alle signore grandi. Hai visto i fagiolini? Ma io questo documento tutto, belli i fagiolini. Come si capano? Come si puliscono i fagiolini? Giusto? Giovane, non sa cucinare? Lo dico tra di voi, tra noi. Dico, ho preso un chilo di fagiolini, come li fai bollire, no? Dice, sì, dico, i capi? Davo per scontato, avendo visto mia nonna per 50 anni che faceva così, mi fa, però non ci ho fatto caso, mi passi le forbici, non ci ho fatto caso. Poi ho pensato, gli taglierà così, ha capito? Senza fa con l'unghia, come si fa? Come ti chiami? Carla, te lo dico, sei mia sorella. Li ha tagliati in due. Ha fatto due mezzi chili. Non gli ho detto niente perché mi sono mangiati così, no?